Buongiorno, buongiorno a chi c'è in chat. Buongiorno a Don Ludi Requieto, buongiorno a Vilit, buongiorno a una ragazza qualunque, buongiorno alla musica troppo alta, buongiorno a Drevamk, buongiorno a Gabriel, buongiorno a Andrix, buongiorno a Lorenzo Wiss, a Gian, a Andrix di nuovo, a Gian di nuovo, a Andrix di nuovo, basta. Buongiorno a qualcun altro che ho salutato, buongiorno Gabriel, come stai? Benvenuti in questa location. Va bene. Voto 10, vota 7.8 su 9.6. Buonasera a tutti, For Duke, buonasera. Buongiorno, buongiorno. Una ragazza qualunque rinnova, settimo mese per te, ma che carina. Cuori anche per te, cara. Allora, Fenrir, buongiorno. Oggi cosa giochiamo? Oggi cosa proviamo? Cosa recensiamo oggi? Oggi recensiamo un gioco che mi ha incuriosito. Lo ammetto, non è il mio tipo di gioco di base. Tutto bene, anche se tra poco ti dovrò abbandonare per la cena, va bene. Mi sbrigo allora, Gabriel, mi sbrigo. Ciao il sociologo. Lord Vesper, grazie per la sub, benvenuto anche tu a quelli che hanno diritto a tutta una serie di cose che adesso vedo di elencarti con questo apposito comando. Eccolo qua, te l'ho elencato. La pipa di fianco al 9, le emoticon, con la micro programmazione del canale ogni settimana, l'accesso al canale Telegram dei sub che adesso Gabriel subito ti passa e 15 ogni mese in contenuto esclusivo. Vedremo cosa sarà il contenuto del prossimo mese, chissà, è sempre una roba diversa, strana, che non sapete neanche voi cos'è, non lo so neanche io, pensa voi. Allora, tra cui un Kratos strabico, esattamente. Allora, dicevo, un gioco che mi ha incuriosito, si chiama Trailblazer, ed è, vi leggo cosa dice Steam, così cominciamo da quello. Preparatevi per i brividi ad alta velocità con un'esplosione di colore in Trailblazer, il primo... arcade racer cooperativo dipingi il percorso con delle racing line, delle linee di corsa dinamiche e boostando col colore del tuo team e scattando verso la vittoria. Essenzialmente la meccanica di base è che noi correndo possiamo colorare la pista tipo Splatoon e le strisce di colore che facciamo fungono da boost per il nostro compagno di squadra. Ok, quindi questa è la premessa di tutta la baracca. Vi posso dire intanto che c'è bisogno di un controller per giocarlo, ve lo dice subito. Noi abbiamo il controller, siamo dotati. E che costa 30 euro su Steam. E che due miei amici già lo vogliono questo gioco, va bene. Allora, facciamo così. Facciamo così. Possibilmente abbassiamo un po' questa musica. Looks the best, music volume. 3, grazie, va bene. Molto gentile. Che se no mi uccide. Posso anche, potete anche giocare cross platform se vi interessa. Le decisioni di Steam sono positive. Vediamo se il voto di Paolo confermerà o ribalterà il risultato. Se accettano scommesse. Allora, io resetto il mio save perché ho fatto le prime due missioni di tutorial per vedere come funzionava. E poi posso fare lo story mode, fare una bella custom, un online race o una custom race. Cominciamo dallo story mode, grazie. Capitolo 1, le basi. Termosifoni, grazie all'hosting, benvenuti. Allora, qui vuoi essere un corridore, sembra un po' verde. Oh no, sapevo che non avrei dovuto mangiare quel sandwich. Intendo che sembri un principiante, devi provare quello che è quello che serve prima che ti faccia andare sul circuito. Non ti preoccupare, so tutte le mosse, non è vero. Tenendo premuto A, dipingo le strisce lungo la pista usando il team del mio colore. Lavorando con i miei compagni di squadra per coprire il percorso, possiamo boostare la nostra velocità lungo questi percorsi e vincere le gare. Sembra più o meno corretto. Ok, principiante, mostraci cosa sai fare. Ok, prima missione. Ecco, testa. Vedete, io posso far così e generare delle strisce che poi il mio simpatico omino può percorrere per boostarsi. Sopra ho un
posso sfruttare le mie stesse cose per andare più veloce. Ok, adesso devo raggiungere un... a destra ho gli obiettivi, dovreste vederli. Devo raggiungere un boosty per due. Ora ho un obiettivo di giro, di velocità di giro. E ci sono ampiamente dentro. Perfetto. Mi ricordo un vecchissimo gioco per tipo PlayStation 1, che non mi ricordo più come si chiama, quindi se voi ve lo ricordate e me lo ricordate è meglio. Ho proprio il vuoto di memoria su come si chiamava quel vecchio gioco di PlayStation di corse spaziali che non si vedeva un cazzo. Ok, adesso dobbiamo combattere con altre gente. Devi provare che hai le palle per combattere sporco, non ti preoccupare, ho imparato dei migliori. Colorando i colori dei nemici gli impediamo di fare il boost. Se arriviamo vicino ai nostri rivali, abbiamo la barra della vernice piena, possiamo rilasciare un attacco di vernice premendo la Y. Forse è quello che serve. Wipeout, grazie Chaos. Ho avuto un vuoto di memoria. Noi siamo i gialli, come potete notare. Devo fare un attacco di vernice. Appena c'ho la cosa libera, piena, tipo adesso. Pam, preso. Però ovviamente questo mi scarica la vernice, come potete ben immaginare. Devo raggiungere un boost di per 3. Facciamo così. Facciamo così. Già un pezzo di pista. Galagos attacchi per cortesia. Permesso, l'ho spinta, in realtà non volevo. Continuo a non volerla spingere, signor Galagos. C'è un problema di fondo. Tra me e lei. Il problema è lei. Continuo a prenderlo un po' troppo vicino. Oddio, ricordi su Trackmania. Buonasera, Luke Sparrow. I controlli mi sembrano molto buoni per il momento. Ok, lo ammetto, mi sbagliavo su di te. Ti metterò in qualche match subito. Non vedo l'ora, è sempre stato il mio sogno da sempre. Mio papà era nelle gare tempo addietro, vedi. Ehi, non ti ho chiesto per la tua backstory. Questo è un tutorial, non una missione della campagna. Non mi far pentire di averti iscritta alle gare. E Starshin, veramente Jetstream. Perché mi rispondi? Preparati per la tua prima corsa, principiante. Molto bene, qua da qua sono in blind completa. Avevo giusto guardato le meccaniche per spiegarvele. Allora, direi che abbiamo solo questa auto, abbiamo solo queste, questo è tutto quello che possiamo fare. Ok, siamo pronti. Piripiripi. Siete pronti? Si corre. Finalmente sono qui, questo percorso è fantastico. Lo sai che queste sono delle terre distrutte, vero? Ciao, perché non dici nulla? Tu sei Lucas Hunt, il Lucas Hunt. Oh mio Dio, mio Dio, mio Dio. E tu sei la principiante con la quale mi hanno accoppiata, a posto. Intendi che io correrò con te? Per oggi almeno, cerca di stare dietro se ci riesci. Finisci in quinto posto superiore, finisci il terzo posto superiore, finisci prima. Perfetto. La mia macchina è questa qua verdina. Voglio poi sapere se posso customizzare tutto della mia macchina, ovviamente. Allora, questi affari qua generano... Perché io ero pieno di vernice, quindi anziché riempire me generano un attacco di vernice. Perfetto. Sì, ma stai calmo, ciccio. Ok, io c'ho della roba da fare. Tipo passare da qua. Superare sto stronzo.
Qua c'è il mio amichetto. E via. L'Empress è anche con noi, suppongo. Dove cazzo sono andati? Qua c'è un passaggio di una scorciatoia. Ho preso tutti i muri che c'erano. Fantastico. E anche qualcuno che non c'era. E mi sono cappottato. Perfetto. Sono sesto, quindi devo sbrigarmi. Tipo facendo così. E niente, ho sbagliato. Mi sono cappottato sulla scorciatoia. E la rifaremo. Piri piri piri. Io sparo, buongiorno. Che lunga anche la musica sotto. Sì, bellina. Sono indietro per rimediare a quelli che mi è mancato, esatto. Okay. Buonasera Barbunta. Riproviamoci, grazie. Cominciamo a fare degli scatti, va. Vada, vada. L'ho mancato questo, peccato. Perché adesso che sono primo, carina la meccanica, perché adesso che sono primo genero un sacco di cose per il mio team che sembra molto bello. In realtà, quando io risupererò il punto iniziale, saranno passati tutti i nemici e quindi avranno colorato sopra me che sono primo. E quindi sarà più difficile per me passare, cioè comincerò a trovare il rosso. Bellina come meccanica di ketchup, urca. Molto bella come meccanica di ketchup. Il fatto che io sono primo, tutti passano sul mio, sulla mia vernice. Va bene lo stesso. Non ho capito cosa è successo alla telecamera in questa situazione. Però vorrei fermare quella davanti io. Quello dei miei. E va bene. Vabbè, sono arrivato quinto. Non ho capito cosa è successo a un certo punto. Poi l'università del pilota mi mancava, anche se dopo la maestria del guidare ciotto le due domande non le devo fare, hai visto? Ciao Gian. Va bene. Io la vorrei rifare quasi. Vabbè, next. Non male, ma è solo la fortuna del principiante. Fortuna del principiante, mi sto allenando da quando ho 5 anni. Cioè, insomma. Mi spiace, ma devi ancora fare molto se vuoi competere con i grandi. Che quello del gonfiato vi farò vedere. Il character design dei personaggi mi piace molto. Ok, qua abbiamo. Ma io posso fare qualcosa? Non credo di poter migliorare il mio veicolo in questo momento. Il racer info e basta. Sì. Vabbè, era un gioco che io ho già visto citato in un paio di riviste, di cose che citavano fosse interessante. Ho detto, vabbè, l'idea mi sembra curiosa. Ne parlano bene, proviamolo, giusto? I grugniti e i gemiti della protagonista sono molto fastidiosi. Ok, Jetstream, no pain, nessun dolore, nessun guadagno. Devi far pratica. Prossima cosa, una coppia di time trial, di gare a tempo. Stai parlando a te stessa, l'imperatrice. Perché l'imperatrice fa le corse con le macchine? Vedi, tutti voi trovate fastidiosi, non ho neanche notati ancora. Sì. Umani, così strani. Il carattere 3, dicevo, mi piace molto. Le musiche sono carine, i controlli sono ben fatti. Mi ha solo stranito che prima ho fatto un attacco e mi ha ribaltato, non so cosa sia successo. E anziché far girare le macchine come se fossi andato fuori. Non lo so.
sono rimasto perplesso da questa cosa. Adesso vediamo se ricapita o sarò io che non ho capito qualcosa. Ciao Gian, ben arrivato. Una cosa simile l'ho vista nello sconosciuto Ford Street Racing, ma è un gioco diverso. In che senso simile? Cos'ha di simile? Allora, io ammetto che i giochi di guida per gusto personale mi piacciono, sono molto arcade. Il fatto che io cambi sempre colore è molto bello, ma anche molto confondente. Ah, lì devo passare, ho detto. Come ha fatto ad arrivare già qua? Ma lei è peraltro della mia squadra. Però facciamo così. Nel giro 2 di 3. Se dipingo non mi busto. Ma Sid, ma porca troia. Sei nella mia stessa squadra, ti giuro. Vabbè, è bastato, sono arrivato terzo, ma ho fatto il tempo. Il superbo di fare strategie tipo tenere uno avanti o due dietro, prendersi le scie a vicenda, vedete che vedo questo gioco. Sì, il concetto di scia non è nuovo. Però il concetto di scia che permane invece è interessante. Il gioco è molto carino, ragazzi, qualunque, sì. Tra l'altro, scegli di venire ti porta anche fuori traiettorie, quindi per l'altro mantiene i boost. Sì, è complicato da gestire. C'è una modalità online, Gian, assolutamente sì. C'è assolutamente anche locale e online. C'è un custom server e la possibilità di giocare online. Ah, che fantastico risultato! La Coppa della Galassia sarà mia. Realizzi che devi correre contro altre persone per vincere, vero? Sto soltanto facendo pratica, non hai niente di meglio da fare. Ah, finire le guerre, governare la galassia. Ma no, io sono in questo stato pietoso. Una corridrice qualunque. Se davvero vuoi spingerti al limite, pensa fuori dagli schemi. Se un albero cade in una foresta, qualcuno lo sente? Di cosa stai parlando? È chiaro che il mio intelletto è sprecato qui, sto chiedendoti di battere il record della pista. Sei così strana.
più veloce vai, più difficile stare dentro le scie, ovviamente, perché ti cambia completamente la velocità, ti cambia le traiettorie. Che è una meccanica assolutamente interessante. Devo curvare in un momento diverso a seconda di che velocità vado. Perché come se la pista mi cambiasse, da un giorno all'altro mi cambiasse la pista. Cambiasse come posso sfruttarla, è molto interessante. E come devo affrontarla. Ce l'ho fatta! Ti ho guardato e ho deciso che sei degna del mio aiuto. Perché tu sei come un albero. Ti insegnerò tutto quello che so sulle corse, assieme salveremo questa galassia. Perché parli, continua a parlare di alberi, voglio solo vincere le corse io. Così faremo, mia apprendista, così faremo. Ok, facciamone ancora una della storia e poi vediamo un online. Perdiamo male in un online. La grafica mi piace, è molto chiara. Avevo pure forse confusa, è molto più chiara di quello che mi aspettavo. Luca, questo è davvero il tuo nuovo partner, JetBeam? Sei ancora più senza speranze di quanto pensassi. Jetstream, non JetBeam. Chi se importa? Andiamo Galaxos, mostriamo questi Snorbnopski chiabaia. Lascia Jetcream tranquilla, Lucas. Tutti erano un principiante a un certo punto, anche tu. Galaxos è simpatico. Ciao Firwall. Aspetta, il nostro avversario Galaxos dovrebbe averlo saputo che sarei stato qui. Ah, imperatrice! Come dobbiamo sconfiggere questi maledetti... Allearmi, Jetstream, allearmi! Ok, va bene. Contento di conoscerti, Jetstream. Buona fortuna nella corsa. Ok, abbiamo il giallo noi. C'è uno davanti a noi. Va come corre Galaxos. Vogliamogli un po' di pista. Siamo secondi. Qui è già passato qualcuno. Facciamo così. Intanto prendo le leppe. Notevoli. Permesso. Messo.
siamo di qua, che ci sono dei bei percorsini gialli. Primi! Ciao Paolo, ciao Maguia! Ben arrivati! Pim pim pim! Allora, stiamo migliorando, giusto? Race result, vediamo un po' come sono i race result. Galaxos ha fatto molti più boost in combo point di noi, ma ne abbiamo vinto. Siamo stati grandi, battle 5, imperatrice. No, non lasciarmi qua appesa. Io non schiaffeggerò la mano nella presenza di un bruto. Convengo con il concilio degli anziani, se Galaxos è ritornato, il fatto della galassia è in pericolo. Perché non può lasciare che il passato rimanga il passato? La guerra è finita anni fa. Una parola, un consiglio, ragazzina. Per schiacciare i tuoi nemici devi trovare dei compagni di battaglia di cui ti puoi fidare, che credono in te. L'imperatrice ha altre cose per la testa. Solo passione finale, esatto. Grazie Galaxos, lo terrò a mente. Devo trovare un nuovo compagno, ma come? Uno di questi corridori importanti mi parlerà a un certo punto. Eccolo qua, il corridore importante che ci parlerà. Allora, abbiamo preso, ci mancano, qua ci mancano due token. Per il resto avremmo preso 12 token su 216. Secondo me è lunga la storia. Ok, proviamo a farne uno online, giusto? Un giocatore. Sì, fai crossplay. Che mi frega a me. Posso prendere Chiara, Lucas, Volta, Bu, Sid, l'imperatrice o Galaxos? Io voglio... ma teniamo lei che ci siamo abituati adesso. Okay. Jetstream, stiamo contenti. Voto per la prossima corsa. Tower Park, così la vediamo. Vediamo quanto ci mette a trovare dei giocatori. Vediamo se abbiamo degli sbloccabili. La pagina Steve dice che è necessario avere un controller per giocare a Trailblazer. È vero, non lo so, io ho un controller for Duke. Mi sembra un gioco chiaramente da giocare con un controller. Non ho provato a unpluggarlo per vedere se la pagina di Steam mente. Dai, su, ragione anche tu. Mi raccomando, Lord Vesper, se ci sei ancora, vuoi l'accesso alla chat di Telegram e non te l'hanno ancora passato, piuttosto whisperami dopo, scrivi un messaggio dopo. Non stiamo trovando. Non stiamo trovando un match. Questo non è un buon segno. Questo non è un buon segno. Quando è uscito? Tu che hai la pagina di Steam aperta for Duke. Che magari me lo sai dire. Chiedo perché non ho un controllo, ma se ne sono allergico, lo so, però capisci che non è che mi sono messo a provare se è la pagina di Steam mentiva, for Duke. Sicuramente dentro le discussioni troverai qualcuno che dice, ma a me funziona anche senza controller. Ma non credo, se l'hanno scritto. E io vorrei tanto giocare online. Un buon survival craft, cosa intendi per survival crafting, Barbunta? Minecraft?
Oh, vi chiedevo solo se hai fatto caso prima della live. No, non ci ho fatto caso. Ma perché sei allergico ai controller for Duke? Il gioco però mi spiace, io vorrei giocarlo online, ma mi sa che farò un'altra missione story mode, poi ci riproviamo, c'è ancora una missione e poi ci riproviamo, Buonasera Federica Freetime. Qualcosa all'ARC tipo. Ce ne sono mille. ARC secondo me è uno dei peggiori. Quindi probabilmente direi una roba alla Rust o alla Conan Exile che è appena uscito. Buh, sei pronto? Non il robot, stai buono, insomma, storia noi leggeriamo, adesso ci interessi. Andiamo con Buh. Un gioco di corsa, la storia ce ne può fare di meno. Va bene, l'importante è la storia, ma il gioco di corsa, che cazzo. Ho mancato. Galaxos, ma vada a farlo. Brava Chiara che mi metti top, beccate una pista Chiara, per andare per via. Guarda come Chiara ci è davanti. Poi è anche interessante il fatto che abbiamo dei compagni. Eh sì, vabbè. E' anche interessante il fatto che abbiamo dei compagni che sono anche dei rivali, tutto sommato. Perché è vero che le loro strisce ci aiutano, ma comunque loro sono i nostri rivali. Perché o vinciamo noi o vincono loro. Permesso. La mia amichetta che pinge un po' poco, posso dirlo. Aia. E via. Sid. Maledetto che mi ha incartato Sid. Permesso. Poi un'altra cosa interessante è che devi anche decidere quanto tempo dedicare al prepararti la pista e quanto dedicare a usare i boost. Perché io più busto, più lento vado nel prossimo giro. Cioè, esatto, più busto, quindi meno coloro, più lento vado nel prossimo giro. Adesso ho finito il pezzo che hanno colorato loro e quindi lui è andato veloce e sono andato lento. Interessante, grazie Lux Sparrow dei Beats. Buona serata e buona cena. Io non ci sono mai trovato bene, capisco. Qualunque gioco di quel tipo dedicarci tanto tempo, Lux Sparrow.
Abbiamo fatto niente, abbiamo fatto cagare in questa corsa. E quindi dobbiamo rifarla. Facciamo così. Facciamo così. Ci schiantiamo immediatamente. Infatti non avere i boost è stranissimo in un gioco come questo. Se smetto di schiantarmi contro i cazzi, ma che niente, basta. Lucas, facciamola tutta così. Che vuoi che ti dica? Io ero terzo, sono passato quinto. Non bisogna attaccarli mentre si è troppo vicini, perché se sei troppo vicino loro diventano un muro che ti ostacola. E se sei sulla loro scia non rigeneri la vernice. Stia dietro dopo così a lei. Non è stato dietro. Facciamo così. Ma mi ha spinto fuori strada la mia compagna, che stronza. Voilà! Qua che siamo secondi. Adesso riuscissimo a correre, stavo per dire, riuscissimo a correre decentemente, mi sono schizzato contro un sasso. Ancora un giro, maledetti. Comunque un gioco che bisogna concentrarsi un sacco per essere un giochino arcade. Chiede veramente tanta concentrazione col fatto che la pista continua a cambiarti sotto il naso e devi sempre decidere da dove diavolo devi passare. Primi, meglio. Alcune cose dico veramente tanto, sono uno Splatoon clone, però non fate bene, come gioco ci sta molto. Beh, Splatoon clone ha un'idea in comune con Splatoon, Lorenzo Whis, poi ci ha fatto tutt'altro. Cioè, come dire che qualunque film con una katana è un clone dei Sette Samurai. Non ha senso questa cosa qui. Cioè, c'è, e chiaramente ha detto, ah, che bella questa idea, cos'altro possiamo farci? Ci ha fatto tutt'altro. Secondo me, per quello che ho visto io di Splatoon, eh. Va, quanti punti abbiamo fatto? Perepe, 3000 punti, perfetto. Il minimo che ci sta vivo. Abbiamo perso, in tutto questo noi abbiamo perso la gara, perché abbiamo fatto meno punti. Ci siamo arrivati primi, ma abbiamo perso i punti. Però abbiamo fatto 3 stelle. Non ho capito. Va bene. Ok.
Devo dire che a livello di parte arcade del gioco funziona molto bene. Ed è un gioco sicuramente originale. Perché è un gioco nel quale devi concentrarti più di quello che sembra dalla grafichetta. Adesso siamo verdi. Avanti squadra, ma come siamo avanti? Quanto di questo percorso sarà rimasto al mio passaggio? Zero. E addirittura curva a gomito. Quando vai veloce vai davvero veloce. Ho una bella sensazione di velocità quando hai il boost, quando stai boostando da un po'. Ho sbagliato la curva. Che ti devo dire? Ho sbagliato la curva. Questo pezzo al massimo, se riesci, arrivi qua bustato ed è veramente un casino da fare. Non vedo quello davanti e quindi deduco sia molto più avanti di me. Eppure sono secondo, non sono mica a 111esimo. Quindi non dovrei aver corso male. Eppure non lo vedo proprio quello davanti a me. Però devi chiaramente impararla per farla giusta. Corri maledetto, corri. Terzi. Ancora giri? 5 giri, mamma mia. Siamo sempre secondi, ma continuiamo a non vedere il primo. Ho sbagliato, vado di punta. Vabbè, secondi. Buonasera Guenfar. Buoni parenti. Finora la musica mi sembra l'unica cosa che mi garba. E può starci, magari non è il gioco per te. Che bella campagna Ravennate. Ciao Gwen, buona serata. Ok, vorrei provare a fare ancora. Ok, abbiamo preso un solo cosetto. Riproviamo a fare l'online. Magari prima non l'ho visto bene. Ah, magari devo dirgli 4 giocatori. No, sono locali i 4 giocatori. Quindi devo dirgli un giocatore. Voglio fare la jet stream a cui sono abituato. Lui si connette e cerca. Vediamo, proviamo a vedere se funziona. Però di Splatoon clone non solo per la vernice, ma anche perché se poi sulla vernice non ti ricarica, puoi ovviamente splattare i nemici, vinci per quanti punti fai, per lo stile e la musica. Ha sicuramente dei punti in comune, però è un gioco di corsa, non lo puoi dire che è un clone.
Sicuramente è una tematica comune, ma anche perché un gioco in cui ti spari la vernice non può avere un tono, un'ambientazione dark e cupa. Cioè, poi sicuramente è ispirato, non dico di no. Ma come ispirato al gioco che citavate prima, che ho già dimenticato di nuovo il nome, che me l'ha detto Chaos prima, e già mi è sparito di nuovo dal cervello. Ma vabbè, succede che uno gli spariscano i nomi del cervello. Wipeout, mi sono ricordato. Anche quello ricorda, capito? Ma come ricorda Mario Kart per certe cose, o un qualsiasi gioco di kart. Mi ricordo un po' quello dei frutti. Ve lo ricordate, il gioco di kart dei frutti? All Fruits Star Racing. Tra l'altro sviluppato dagli italiani. Però capisci, quando un gioco ti ricorda tre giochi così diversi, Mario Kart, Wipeout e Splatoon, non può essere quello di nessuno dei tre. Al limite un bel mix. Direi che il problema più grosso che ha è questo. Questo è piuttosto grave per un gioco come questo. Ecco. Questo non è stata una bella idea. A 10 giorni dall'uscita, che i server siano vuoti è un problemone, o che non riesco a fare il matchmaking. Magari è un problema della mia rete di Fastweb che non riesce a fare il matchmaking, mi sembra strano, ma può essere. O è un problema, non sono offline, no, ero online e quindi mi si vedeva. Bisognerebbe vedere se è un problema mio o se qualcun altro accusa il problema nelle discussioni di Steam. Perché non vedo nessuno, capito? Non è che dice non ha completato il match, ma tre persone si sono iscritte. Non c'è nessuno. E lo vedo un problemone, onestamente. Fa quello che deve fare. Ha delle meccaniche sufficientemente originali da giocarsi diverso da tanti altri giochi. Ti richiede una concentrazione maggiore di tanti altri giochi. Ti richiede di adattarti molto di più alla pista. La pista cambia molto più di giochi in cui cambia la pista. Ok? In tanti giochi di corsa, una volta che hai trovato la traiettoria migliore, tutto sta a evitare i malus e a prendere dei bonus e rompere i coglioni agli altri. Mi piacerebbe, adesso vado a vedere quante recensioni ha su Steam. Ha 19 recensioni, sì, è proprio stato un po' snobbato. Chi è? Universo Sanchez, grazie per il follow, benvenuto su Unnecessary Pixels. No, è un buon metro for Duke, il numero di recensioni è un buon metro per vedere quanto ha venduto un gioco. È vero che magari è uscito da 10 giorni, quindi magari non hanno fatto una buona campagna di marketing, la recupereranno dopo. Il gioco è carino. E vi ricordo che su PC non c'è né Splatoon né Mario Kart. Ok? Quindi un buon gioco di questo tipo manca, un gioco che sia popolare e sia un buon gioco di questo tipo. L'assenza di gente online è un problemone. Non è un gioco che si regge sulla campagna single player, che è quella che ti serve a allenarti e diventare bravo. Ed è un vero peccato, onestamente. È un vero, vero peccato. Non dovrebbe esserci niente. Resetta la cross platform blocklist. Non so, mi lascio perplesso questa cosa. Rising Star Games, anche insomma, una casa che non fa sciocchezze. Adesso ci sta pensando molto. Che potrebbe essere un segno
che è proprio senso di connessione, non di, di gioco. Potrebbe essere un problema di... O è un baco, che se torniamo in uno non rientra mai più. Oppure c'è un problema di connessione. Vediamo le discussioni, vediamo se ci dicono qualcosa. Questo è quel momento in cui si aprono le discussioni. Non vedo qualcuno che si lamenti. Ci sono anche abbastanza discussioni e non vedo nessuno che si lamenti dei server vuoti. Si è bloccato in questa schermata. La proviamo a fare una cosa bella, va. Facciamo così, lo rilanciamo. Ciao Sarabot, servi più o meno a fine live? Quasi, adesso faccio ancora una prova per il match online. Posso dirvi che è un gioco che se non ha una... Ok, qua è arrivato. Togliamo il cross platform per piacere. Music volume per piacere, metti 2, grazie. Cross platform disabilitato. Ok, online. Un giocatore. Non voglio il cross platform, che secondo me ti incasina. Let's go! Vota la cosa, vediamo se c'è qualcuno. Il cross platform setting deve essere must match for player to play together, eh? Ah, ok, se io ho il cross platform abilitato e tu no, non possiamo giocare assieme. Va bene. Ciao Gwen. Quando sono così pochi a comprarlo, se anche ne fossero un centinaio disposti a giocare online, se contano di stare pochi alla volta, lo trova sempre vuoto. Esatto. No, è un gioco che chiaramente si appoggia al fatto che ci sia gente che lo gioca. Senza non ha senso. Purtroppo muore di fronte all'assenza di gente sui server, perché anche adesso non sta comunque trovando. Anche senza il cross platform abilitato, che quindi dovrebbe matcharmi con quelli che hanno il cross platform disabilitato. Tra l'altro, il fatto che ci sia cross platform dovrebbe far sì che ci siano un sacco di persone, perché su più è già uscito per le altre piattaforme, amici. Scopriamo questa cosa, fate i bravi, perché magari non è ancora uscito per PlayStation, Xbox, chissà il cazzo per cosa deve uscire. Proviamo a riabilitare. Riabilitiamo il cross platform dalle opzioni. Abilita il cross platform. Online race. Un giocatore. L'ho abilitato a mano, non con quello automatico. Voto una a caso, non mi interessa quale. Direi che è un problema Trailblazers in questo momento. Il gioco è stato sviluppato visivamente per un pubblico molto giovane, ma anche forse un pubblico un po' più cresciuto, così ad occhio. Non lo so, a me io non lo trovo sviluppato visivamente per un pubblico molto giovane, perché non è che noi che abbiamo una certa età abbiamo giocato tutta roba seria e triste e con i toni cupi. Posso giocare anche della roba allegra, giuro, mi piacciono. A me piace molto il character design e l'estetica di questo gioco qua. Trovo molto bellino. Ma poi Splatoon mica lo gioca solo gente più giovane. Ultimamente è un periodo difficile per i giochi di guida, sì, ma qui Asha, soprattutto su PC, è un periodo molto difficile. È un periodo dove non c'è. Ma hanno sempre avuto più seguito su console, i giochi di guida, tranne gli simulativi, quelli seri su PC, che sotto un certo punto di vista sono un po' morti.
Una volta erano molto attesi i giochi di guida, adesso non lo sono assolutamente più. Ma vale anche su console questo. Credo che... Secondo me Burnout Paradise, dopo Burnout Paradise niente è più stato un hit serie. È uscito per tutte le piattaforme tranne per Switch. Capite che, ok, allora non funziona il matchmaking in questo momento. Avranno giù il server di matchmaking. In questo istante avranno giù il server di matchmaking perché stanno facendo manutenzione. Io voglio essere fiducioso perché non credo sia un gioco che possa non avere nessuno dentro. Cioè non può essere un fiasco così grosso, dai. Non ci credo. E addirittura un gioco del quale io avevo sentito parlare, capite? Che non sono uno che va a cercarsi le news, le novità. Certo è che se questa cosa qui non si risolve potrebbe essere uscito addirittura per Linux, penso. Potrebbe essere un problemone per questo gioco, ok? Proprio tanto. Anche perché non mi dice, non mi ha salvato i progressi. Ok, Trailblazer, hai dei problemi. Hai dei problemi grossi, Trailblazer. Non mi ha salvato i progressi. Ok. C'è un problema grosso. Ma proprio grosso grosso. Devi attivarlo. Buonasera Ullo. Per Switch coming soon. Ok. Hai un problemone, Trailblazer. Perché sei crashato, ho dovuto farti chiuderti con l'Alt F4 e non hai salvato i progressi. Brutta questa, eh. Brutta se salvi solo se io premo exit da qua e in nessun altro momento. Peccato Trailblazer, peccato, peccatissimo. Peccatissimo. È stato pecciato. È che è un gioco troppo rifinito per essere un gioco per fare questi errori così grossi. Onestamente. 11 maggio patch note. Ok. Bug fixes, ongoing fixes. Non cita niente di tutto questo. Nella patch diceva matchmaking improved, dovrebbe essere più facile trovare degli avversari. No. Non è vero. Ma non è vero. O sei incompatibile con Fastweb, oppure... Ok, l'issue che non salva... e note stanno risolvendola. Ok, almeno... c'è qualcosa. Ok, match, vediamo se c'è qualcosa sul matchmaking. No. Non cita discussioni sul matchmaking. Quindi può darsi che in questo momento stessero facendo una patch, che sfortuna. Proprio mentre io gli dico, gli sto testandoglielo. Ma ho provato, allora il punto del matchmaking è, può essere, ma no, perché il gioco quando tu provi ad andare online ti dice vuoi che ti abiliti cross platform? Te lo propone lui, non può sfuggirti. Sei disabilitato ogni volta che tu fai online race e tu hai quello disabilitato, ti dice guarda te lo faccio vedere. Posso abilitarlo solo il PS4. Ok, disabilitato. Se io vado qua e faccio online race. Ok. No, non me lo dice più. Prima mi diceva, vuoi che ti faccia l'online matchmaking? Probabilmente solo al lancio. Va bene, io direi che quello che devo dire l'ho detto. Sono delle robe che devono fixare molto in fretta perché sono due problemi enormi. Non mi tiene il salvataggio e non mi trova nessuno nel match. Mi spiace per loro, ma al momento è ingiocabile, cioè è completamente inutile questo gioco. Nonostante mi piaccia i controlli, nonostante mi piacciono le idee, nonostante si abbia un feeling differente dagli altri,
se mi resetti il save tutte le volte che esco, secondo te posso giocarlo questo gioco? Perché in realtà è un gioco infinito, non finisci, non salvi, e quindi devi ricominciare sempre da capo. Bellissimo, così mi hanno aumentato la longevità. Vabbè, io vi ho detto quello che dovevo raccontarvi, le mie impressioni ve le ho dette, e spero anch'io che risolva una ragazza qualunque. Bisogna tenerlo un po' d'occhio, poi al limite, se vuoi, chiedimi, magari nella chat dei sub mi tagghi, me lo chiedi, tra qualche tempo guardo, faccio una prova, controllo se funziona. Tanto ci metto 10 minuti, faccio due gare, provo a fare un matchmaking, ti do un risultato nella chat dei sub, ok? Almeno un titolo di quelli che è uscito ve lo tenete così com'è. No, stanno lavorando, hanno già fatto una patch in 10 giorni, hanno già fatto una patch, hanno già segnato che è un problema, che questo qua che ho appena avuto io è un problema noto, e quindi ci stiamo lavorando sopra. Ma anche perché Rising Star Games non è l'ultima degli stronzi, perdonatemi il francesismo, cioè Rising Star Games comunque ha fatto dei giochi che esiste, cioè, che io ho giocato anche di discreta qualità. Perché li sto vedendo, sto guardando cosa c'era. C'era della roba 88 eroi, Lumo, Bruta, tutti i giochi che io ho giocato senza problemi, che ho anche recensito bene, capito? Mi lascia perplesso questa cosa. Vabbè. Io vi ringrazio di aver seguito questa... Buonasera Paolo, secondo Smart Chat nell'ultimo mese ci sono stati al massimo 19 giocatori online assieme. Nelle ultime settimane mai su 3-4 persone. Di solito è un sito affidabile. Ah, bravo il Daniel che hai scoperto questa cosa. Però su PC o cross platform? Smart Chart. Vabbè, lo terrò presente questa cosa qui, può essere. Non lo conoscevo questo sito, può essere molto utile in effetti. Che non trovo minimamente. Non so dove sia. Com'è l'indirizzo completo di Smart Chart? Punto cosa? Sono statistiche disastrose, assolutamente. Disastrose per un gioco cross-platform, così tanto cross-platform, tra l'altro. Cioè... Steam Charts, ah ok, scrivi Smart Charts, io non lo conoscevo. Steam Charts, tracca che cosa è stato giocato. Me lo aggiungerò tra i miei preferiti, grazie. Quanto gentile l'informazione. Va bene, io sono statistiche veramente disastrose per un gioco uscito da 10 giorni e cross platform così tanto. Solo Steam, ok, almeno quello è solo Steam. Almeno quello è solo Steam. Poi considerate anche che è cambiato come Steam archivia le cose, quindi un sacco di questi siti non funzionano più. Non è detto che sia accurato in questo momento, ve lo dico. Perché per come è cambiato il matchmaking, tutta quella roba, per come è cambiato proprio il sistema di comunicazione, ci sono un sacco di siti che non possono più funzionare come funzionavano prima. Anche quello di statistiche di Steam non funziona più come funzionava prima. Lo dico, no, non abbiamo più le statistiche accurate, facendo il nostro meglio, ma potremmo sbagliarci di parecchio di più adesso. Va bene, buona serata a tutti, grazie di essere stati con me. Ciao!